gli ultimi tre governi hanno aumentato la tassazione, l'imposizione fiscale sulla casa di circa il 210%, quindi diciamo che sulla casa anche il governo Renzi non sta facendo nulla, è impegnato su altri fronti. Aspettiamo che il Presidente del Consiglio rivolga l'attenzione anche al mercato dell'immobiliare per una possibile ripresa. Le banche hanno iniziato a erogare mutui e quindi c'è un aumento delle erogazioni abbastanza alto. E in secondo luogo abbiamo bisogno noi consumatori appunto di investire i nostri risparmi, e oggi i prezzi sono scesi di circa il 30% degli immobili, stiamo quasi toccando il fondo e veramente il mercato offre delle opportunità molto appetibili, e quindi questi due fattori hanno favorito una lieve ripresa. Dico no a una ripresa più consistente perché purtroppo il carico fiscale è ancora talmente alto da rendere quasi improduttivo l'investimento immobiliare, e fino a quando il governo non deciderà di abbassare la pressione fiscale complessiva sulle case, questa ripresa non prenderà lo slancio che invece ha preso in altri paesi come Spagna, Stati Uniti e altri paesi dell'Unione Europea.